Nell'altra intervista che Claudio Villa ci concesse qualche tempo fa, ricordate, noi avevamo l'idea di riprendere quel long playing che Claudio ed io facemmo con la jazz band, no? Un long playing con Villa tutto swing, tutto Dixieland. E vi dicemmo che qualche canzone, erano tutte canzoni italiane, noi avevamo dimenticato di fare la prima parte. Voi sapete, le canzoni in genere, no, Claudio, c'era la prima parte e poi c'era la seconda. E noi, Claudio disse per economia, no? Ma veramente non sappiamo, forse l'ho dimenticato. Non c'è, no, fummo presi dal ritmo. Cioè subito attaccavamo subito il ritornello e buonanotte. Ecco, allora abbiamo colmato questa lacuna l'altra volta con Fiorellino del Prato. Riascoltando il disco ci siamo accorti che in Magariolita, anche qui manca la prima parte. Allora Claudio, io c'ho la chitarra al solito, tu c'hai la voce al solito. Come vedi manca sempre qualche cosa, eh? Vai Carlè. Agli occhi di sirena, il mondo in ogni vena, è come una catena che ti incatena con la passione. Non è una princesita, neppure una cichita, però Magariolita vuol dire la vita da seduzione. E andiamo col disco. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh Magariolita, se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu mi attiri a te come può tirare una calamita, se ti stringo un po' mi rispondi no, non mi lascio amare. Io non so capire, tu mi fai morire se mi guardi appena, fai tremare il cuore come il toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh Magariolita, pure il toro ahimè ti sospira, olè, morirò per te. Appena fai tremare il cuore pure al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh Magariolita, se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu mi attiri a te come può attirare una calamita, se ti stringo un po' tu rispondi no, non mi lascio amare. Io non so capire, tu mi fai morire se mi guardi appena, fai tremare il cuore pure al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, o Magariolita, pure il toro ahimè ti sospira, olè, morirò per te. Siamo al finale di questa seconda intervista di Claudio Villa. Vorrei chiedere a Claudio un desiderio. Claudio, che desiderio hai?